alla caccia del bronzo, amici sportivi, amanti dell'hockey, buonasera e benvenuti al Pala Dorando Pietri di Correggio per la finale, terzo, quarto posto fra la Francia e l'Italia. Gli azzurri di commissario tecnico Massimo Giudice vogliono conquistare la medaglia di bronzo e completare il podio in attesa della finale che ci sarà questa sera alle ore 19 qui al Pala Dorando Pietri di Correggio tra Portogallo e Spagna. Un saluto da Francesco Ferrari e da Paolo Virdi. Che partita ci aspetta, Paolo? Dopo una gara comunque dove l'Italia, quella di ieri sera, una semifinale che l'Italia ha giocato, ha provato ad avere la meglio sulla Spagna, Spagna che si è rivelata superiore, ha guadagnato meritatamente il pass per la finale, Portogallo che ha battuto per 12-1 invece la Francia. Gara mai in discussione invece quella della semifinale che si è disputata ieri alle 17. Affermare che Spagna e Portogallo non siano un gradino sopra l'Italia oggi sarebbe un'eresia, è oggettivo che la loro scuola, la loro capacità, la loro cultura hockeyistica, soprattutto quella catalana, in questo momento è un modello, non dico che sia inarrivabile, ma è un modello e lo abbiamo visto da grandi nelle senior, nelle nazionali under 23, under 19, così già ci può essere un imprinting ben definito perché i ragazzi sono cresciuti, hanno il loro talento, ci hanno già lavorato, qui queste sono le basi, questi sono i migliori prodotti del futuro e sicuramente Spagna e Portogallo hanno dimostrato e confermato di essere il top al mondo, chiaramente dall'altra parte c'è l'Argentina. Noi siamo lì sotto, c'è da lavorare, c'è tantissimo bel materiale, sicuramente. Ora ascoltiamo gli inni di Ameli e poi andremo avanti. Gli inni, scusate, di... Tocca alla Marsigliese, l'inno nazionale francese. Thank you.
lo speaker ci ha augurato, buona partita a tutti gli sportivi qui al Palazzo Orlando Pietri. L'augurio, Paolo, è che questa partita possa dare qualche risposta all'Italia, che lo ricordiamo nell'unico precedente che c'è stato in questo campionato europeo con la Francia ha visto il successo degli azzurri per 3-2, un iniziale 0-2 in quella gara, poi arrivò il 3-2 per in rimonta degli azzurri. Francia che schiera con il numero 1 Mathis Hervé, 2 Thibaut Gauchet, 3 Melio Cuvé, 4 Etienne Neo, 5 Yanis Casey, 6 Rudy Grangier, 7 Tom Grison, 8 Yann Voisin, 9 Albin Garro, 10 Liliane Caiol. Risponde l'Italia col numero 10 Marco Mugnaini, 3 Elia Cardella, 4 Manuele Pedroni, 5 Adriano Maggi, 6 il capitano Mattia Polverini, 7 Antonio Tagliapietra, 8 Francesco Crocco, 9 Francesco Margheriti, 11 Alessio Lavagetti, 20 Ernesto Maggi. Commissari tecnici Stefan Eren per la formazione dei Bleu, per l'Italia e il commissario tecnico è Massimo Giudice. Gli arbitri sono Gioca Trapona e Daniel Villar, portoghese e spagnolo. Francia che arriva a questa finale per il bronzo senza mai avere vinto una partita nei 40 minuti. Giro eliminatorio 0-10-1-10 con Spagna e Portogallo, con l'Italia 3-2 e le uniche occasioni in cui la Francia in queste finora 5 partite, 200 minuti di gioco totali giocati, è stata in vantaggio solo con l'Italia 2-0, poi l'Italia seppe rimontare. Con la Svizzera ha raggiunto il 2-2, poi ha vinto ai rigori e nella semifinale di ieri 12-1 con il Portogallo, 3 tiri in porta, 0 nel primo tempo, 3 nel secondo contro i Lusitani. Questo è lo score, sì, è una partita di hockey, 40 minuti, la Francia ha fatto 3 tiri in porta e un gol siglato dal numero 9 Albin Garro con una bomba che Bessa non ha visto partire perché fondamentalmente era un quarto d'ora in cui era addormentato nella sua porta. E quindi la Francia gioca questo terzo quarto posto. Azzurri che invece arrivano a questo appuntamento dopo aver perso 2-0 e 3-0 con Portogallo e Spagna, appunto il 3-2 alla Francia, il 6-0 alla Germania nei quarti di finale convincente, ieri la sconfitta per 6-2 contro la Spagna. Andiamo a vedere i quintetti, i francesi con Lilian Caillol tra i pali, con il 3 2 Thibaut Gauchet che è il capitano, con il 3 Melio Cuvé, con il 7 Tom Grison e con il 9 Albin Garro, che è col ragazzo alto con la fascia rossa, che ha un buon tiro di dritto. Italia con Marco Mugnaini, sicuramente elementi di spicco di questo europeo, poi andremo a parlare, Marco Mugnaini, Pau Andreu e Rodrigo Preciso, giusto per dirne tre, uno di Spagna, Portogallo e Francia, ma poi degli spazi magari faremo qualche cenno anche alla Svizzera che è arrivata quarta, tra l'altro senza mai perdere una partita, e poi anche quinti gli inglesi. Italia con Mugnaini, Manuele Pedroni col 4, Adriano Maggi col 5, il capitano Mattia Polverini con il 6 e con il 9 Francesco Margheriti. È infatti una storia particolare quella della Svizzera che ha vinto la finalina del quinto sesto posto, quindi arrivando contro l'Inghilterra, arrivandoci e uscendo da questo campionato europeo under 17 senza aver mai perso nei 40 minuti. Sì, proprio perché sì, poi ne parleremo magari nella pausa, adesso siamo in contatto diretto proprio per questa suddivisione di gironi un po' fatta seguendo le gerarchie dei grandi, ma l'under 17 non è adulti e nella Francia non ci sono i tre di Benedetto, così stringo. Ora a Manuele Pedroni che ha fatto molto bene anche ieri, Mattia Polverini da lui è nato, dalle sue puntate offensive, quel break che ha portato dallo 0-3 al 2-3, ma poi la Spagna è stata davvero inarrestabile, meritatamente si è imposta, gira dietro porta Maggi, un gran fisico per il numero 5 Folosichese, fuori Polverini, blocco alto di Maggi, avete visto granitico, si è stampato fondamentalmente Tom Grison sul blocco regolarissimo di Maggi. Occhio, ieri ne abbiamo fiscati un paio di blocchi in movimento, ma è talmente grande Maggi che almeno un movimento diventa percettibile. Qua al Ben Garro che prova a uscire, trova profondità, una linea di passaggio di Melio Cuvé in angolo. Attenzione Pedroni, occhio perché è un pericolo, Mugnaini, la palla salta lì, buona la difesa di Mattia Polverini su Tom Grison che non riesce a concludere. Italia che adesso deve mettere un po' di pressione e lo fa con Pedroni, occhio perché se ne va centralmente Margheriti, linea di passaggio non accettata e si riparte con Mattia Polverini in possesso della pallina che cerca il tiro, però è coperto da Grison che gli oscura ogni visuale, ogni linea di traiettoria. Ancora Polverini che cerca il giro dietro porta, ha provato poi a metterla
in mezzo, niente da fare, attenzione a Garro che prova a inserirsi, niente da fare per il numero 9, la difesa azzurra fa un buon muro e ora è Polverini in 2 contro 2 insieme a Margheriti, c'è l'intervento di Melio Cuvé a intercettare la pallina, c'è il primo fallo di squadra commesso da Mattia Polverini su il numero 4, sul numero 3 francese, e quindi primo fallo di squadra fischiato contro gli azzurri a quota 1 minuto e 55 secondi di partita. Punizione per la Francia con Cuvé, Gouchet ha tentato il triangolo a servire Grison in centro all'area, niente però perché la difesa degli azzurri ha intercettato il passaggio. Ancora Maggi, linea di centropista per Adriano Maggi, Pedroni supera entro i 5 secondi regolari, Maggi ancora, Italia che fa circolare la pallina, si porta dietro porta, Maggi ha tentato l'alzo e schiaccia, l'intervento di Gauchet. Sì, pulito e anche pericoloso, ricordiamo adesso la pallina sopra il metro e mezzo, sarebbe infrazione, qui Maggi è altissimo, anche più di 1,80 lui, e questa palla era proprio molto al limite, ma gioca trapolando un affischiato alla deviazione sulla conclusione di Maggi, di fatto trascorsi 3 minuti e Lilian Caillol non è ancora intervenuto, ieri molto impreciso nell'inizio di partita con il Portogallo, 3 minuti era già sotto 3-0. Ora scende Thibaut Gauchet, il capitano dei Blues, va a contrastare Pedroni, fallo di squadra in favore dell'Italia perché sgomita, sbraccia Gauchet nel far possesso e azzurri che vanno di là. Margheriti ancora a cercare orizzontalmente Adriano Maggi, alza lo sguardo, cerca Manuele Pedroni che si trova nei pressi di due giocatori francesi, lo marca a vista Tom Grison, ma adesso il passaggio in mezzo proprio per Pedroni, il tiro, pallina che batte sul guanto di Lilian Caillol, ben posizionato sul primo palo, il passaggio in mezzo era di Maggi, ancora Caillol, passaggio per Grison orizzontale per il numero 7 che trova il proprio capitano Gauchet che esce dall'angolo, raddoppio di marcatura degli azzurri, Emanuele Pedroni va via, porta via la pallina, c'è il cartellino blu per Thibaut Gauchet, sacrosanto, sì, per il fallo anche commesso su Emanuele Pedroni. Di là c'era già Villar che ha la mano nel taschino ancora prima che attrappona lo esibisse, Stéphane Arren, lo abbiamo visto tintare una protesta, CT francese che è stato il primo francese a giocare in Italia, se sbaglio smentitemi, però 92-93 nel Seregno fece una stagione, anche un discreto numero di gol, lui il primo transalpino a venire a giocare la nostra Serie A quando il livello era veramente alto, alto, alto. Ora Adriano Maggi sui 7.40. Gioca Trapona, pronto al fischio che arriva in questo momento. Parte Adriano Maggi, il gol dell'Italia. Il vantaggio dell'Italia con Adriano Maggi. 3 minuti e 48 secondi. Azzurro in vantaggio nella finale del terzo e quarto posto. Uno dei migliori tiratori dell'intera manifestazione, di tutti gli 80 partecipanti, beh, togliamo i portieri maschili, sicuramente Adriano Maggi con questa facilità di tiro dai 7.40, preciso, potente, già due braccia e una struttura muscolare sviluppata avendo solamente 16 anni. Qua Mattia Polverini solo contro tutti, la parata se non sbaglio di Lilian Caillol va di là, occhio al numero 9, al Bingaro che invece un pezzo forte più che un rovescio, un tiro di dritto comunque abbastanza secco, occhio perché c'è già Mattia Polverini, da lì alza, non riesce, la giocata con la stecca, la palla si tocca la rete di fondo pista e palla a due, tra l'altro sarebbe stata nell'altro angolo perché al lato della porta sarebbe quello, il vertice quello sinistro, quindi sono dettagli comunque vanno fatti rispettare, e quindi Francia che ora torna in possesso con Abeng Aho per Grison. Ancora bravo Manuele Pedroni. Bravo Pedroni, vai testa a testa Pedroni, Pedroni senza sotto gamba, leziosismo, però insomma ci sta, fa parte dello spettacolo, e lì da, testa a testa col portiere, schiacciato com'era, 40 centimetri, palla sotto gamba, stecca sotto la gamba,
grandi interpreti nel passato, ha fatto benissimo, ha anche qualcosa di fantasia, no? Questo sport è fantasia, quindi nulla da condannare lì. Ormai poi nei giochi moderni i più vecchi magari pensano al gancio, però sotto gamba o alza, schiaccia, piccadigna, insomma cose alla Nicolì, alla Pablo Alvarez, fanno sempre bene, anche se non ha fatto gol, è stato bravo Lilian Caiol, ma era proprio schiacciato. Comunque Italia che se fa pressione, Francesco, riesce sempre a ottenere qualcosa di positivo. Abbiamo visto prima proprio anche con Manuele Pedroni il cartellino blu, da qua è nato il gol di Adriano Maggi, è nato proprio da una pressione degli azzurri, e in più di un'occasione anche Mattia Polverini è stato preciso su questo aspetto. È un aspetto che abbiamo sottolineato anche nella partita di ieri, Paolo, perché l'Italia quando metteva pressione e puntava, anche cercava di anticipare i portatori di pallina spagnoli, riusciva a creare dei problemi e creava non poche problematiche, e si è trovata più volte di fronte con contropiedi, ha creato contropiedi proprio che sono risultate azioni molto pericolose in quella partita. Visto al replay, mi correggo, avrebbe dovuto essere un po' più altruista Pedroni, perché c'è Maggi lì a porta vuota e bastava uno scarico fatto bene e l'Italia avrebbe avuto sicuramente un'occasione migliore. Però sono ragazzi di 16 anni, questa è la sesta partita consecutiva, lo ripeto ad ogni gara, ho iniziato ieri, quinta partita, questa è la sesta partita consecutiva che fanno le ragazze, 5, mai questi atleti si sono trovati a giocare a questo livello, 6 partite in 6 giorni, occhio intanto il contropiede con il primo super intervento di Marco Mugnaini, prima occasione per i francesi. Ecco, dobbiamo sì la pressione, ma non distrarci e non lasciare che i francesi possano verticalizzare velocità. Hai parlato di 6 partite consecutive in questa giornata, per tanti di loro sono le prime 6 con la maglia della nazionale, quindi sì, c'è anche davanti al pubblico, certo, e a mamma e papà, i nonni, i genitori, gli allenatori, insomma i ragazzi chiaramente devono la pressione, devono incominciare a viverla. Questa è la prima situazione in cui nella loro carriera, nella loro vita si trovano a provare una pressione. Si parte da qua, le basi del lavoro, quindi insomma giudicare in base ai risultati con Spagna e Portogallo no, prendere spunto e fare valutazioni e lavorare in base ai risultati ottenuti nei 120 minuti contro Spagna e Portogallo, in cui su azione mi pare non abbiamo mai segnato, perché 2 partite a 0 e 2 gol abbiamo fatto su tiro diretto, sì. Ora Polverini attaccato da Rudy Granger, un po' leggero qui Mattia Polverini, però Pedroni che invece ha dato tanta sostanza, forse qualche palla persa, ma ha sempre messo ottimo carattere, giocatore di casa, prodotto correggese, qui prende e spara, buona conclusione, e recupera adesso la Francia sempre con Granger che cerca di trovare un pericolo, si esce da Garot e poi Tom Grison, vedete qua Pedroni invece troppo fermo, avrebbe dovuto attaccare di più, Tiennu appena entrato ed è Garot ora in posto della pallina, si alza un coro Italia Italia per gli azzurri, Gauchet mette in mezzo Garro, attenzione, bravo in questo frangente Margherita, un 2 contro 2, c'è Polverini che tenta l'alzeschiaccio, non gli riesce, si rammarica il capitano azzurro, peccato perché questa poteva essere una buona occasione, un altro contropiede ben costruito dall'Italia. Sì, ma non finalizziamo, questo poi fondamentalmente è il problema grosso, perché ieri sera, lo ricordiamo, sullo 0-0 l'Italia ha preso 3 pali, ha sbagliato un tiro diretto, ha avuto le sue occasioni non per mettere la partita sul binario che voleva, ma comunque per dare un po' di noia, mettere un minimo di pressione agli spagnoli che sembravano bionici. Qua il tiro di Mattia Polverini che ha nelle corde un po' tutti i gesti tecnici, e qui bello, secco, dritto, però centrale il Caiol, facile, occhio anche di qui, palla a 2. Rivediamo questa azione, sì, con il giocatore dimenticato in area, su un taglio banale fatto anche lentamente. Le amnesie difensive sono un problema su cui lavorare. Ha preso la parte alto esterna della traversa, poi pallina che si è infilata nella parte alta della porta, difesa da Marco Mugnaini, adesso ancora la Francia che può ripartire con l'ingresso in pista di Rudy Granger con la casacca numero 6, poi anche Tien Neo con la numero 4. L'Italia invece conferma il quartetto di esterni che ha iniziato l'incontro 7 minuti e 45 secondi fa, ancora con il numero 9 Francesco Margheriti, Maggi, tentativo, pallina
che viene ricontrollata però da Mattia Polverini con 42 secondi a disposizione per il capitano azzurro per costruire un'innovazione. Pedroni per Adriano Maggi, ancora indietro per Emanuele Pedroni, Maggi, ancora Maggi che alza lo sguardo, gestisce il possesso della pallina, scarica l'indietrazione, però è 1-2 contro 2 della Francia, innesca involontariamente Gauchet, pallina che però non trova Alvin Garro. Sono tre giocatori nei pressi della pallina e di Alvin Garro. La sfera torna in controllo azzurro con Polverini dal limite, bel tiro, la rata con il guanto di Lilian Caiol, ed è l'Italia che sta premendo. Cambio in casa francese, ritorna in pista Amelio Cuvé al posto di Etienne Neo. E la formazione azzurra che continua a premere, attenzione a Maggi che va via, via centrale, passaggio per Polverini, ancora sotto porta, peccato il tapin non è riuscito al capitano azzurro che è sfortunato in questa occasione, non finalizza. La terza occasione per Mattia Polverini nel corso della dei primi 10 minuti di gara. Siamo a 8 minuti e 54 secondi di gioco, entra in pista Antonio Tagliapietra insieme ad Elia Cardella, è uscito Emanuele Pedroni. C'è un giocatore dell'Italia che viene assistito, ci sembra qui Adriano Maggi, vediamo, lo vediamo dalla telecamera che ci inquadra in questo momento. Intanto noi continuiamo in presa diretta, vediamo ancora, anzi vediamo chi, quale giocatore è. Non è Adriano Maggi perché è ancora in pista, ma è Francesco Margheriti, il giocatore che ha ricevuto un colpo ed è stato controllato ed è tuttora sotto controllo dei ragazzi della Croce Rossa. Intanto Adriano Maggi ancora contro Lilian Caiol, pallina che viene stoppata dall'estremo difensore della nazionale transalpina. Al prossimo time out faremo un upgrade di categoria andando a darvi i ufficiali, quelli sono i convocati ufficiali di Alessandro Bertolucci del CT della 19. Mentre esce Cardella entra il numero 8 Crocco, che sono stati da poco ufficializzati, e quindi vi diremo, anzi uno lo spoileriamo subito, guardate il portiere perché Mugnaini farà parte anche dell'europeo di categoria superiore, e direi che su questo è ineccepibile che abbiamo un tris di portieri fantastici, Mugnaini, quindi anche con l'under 19 e non solo con l'under 17. Gli altri al primo time out ne andremo a parlare con Francesco Ferrari. Occhio intanto a questo ingresso, bravo Crocco a contenere Emilio Cuvé e a far ripartire i suoi. Adriano Maggi alza la testa, Mattia Polverini alza la mano sinistra e dice calma, ragioniamo. Polverini, Maggi, cambio di lato e si gioca orizzontalmente, vediamo il lavoro dietro porta di Tagliapietra che riceve adesso Polverini in mezzo all'area con quattro giocatori francesi schiacciati da lontano, quindi c'è spazio per un ingresso che non avviene, si va da Maggi, ancora non riusciamo a acquisire velocità e profondità, proviamo a farlo ora giocando sempre dietro porta. Polverini vince un contrasto, ancora Mattia Polverini in possesso, si torna ancora fuori, i secondi passano, ne mancano 10 alla fine, incomincia con la stecca a ritmare Mugnaini, la botta da lontano di Mattia Polverini, abbiamo lavorato 40 secondi scarsi per arrivare a un tiro con visuale da quasi metà pista. Dobbiamo provare a trovare, verticalizzare di più, ma più ci alziamo noi più si schiaccia la Francia, e volendo si fa il gioco francese. Adesso porta un blocco Maggi che probabilmente potrebbe essere insieme a Cardella sicuramente i due migliori bloccanti azzurri. Ormai in questo hockey il bloccante è un ruolo fondamentale per aprire spazi, un po' come avviene la pallacanestro, è un fondamento del gioco per creare superiorità. Il fallo, scaccia in balla Ustra, numero 3, Emilio Cuvé e Francesco. Noi apriamo il corso dell'Under 19 che è Recoaro, Raduni, no? Raduno che si svolgerà dal 4 al 10 di settembre a Recoaro, sono usciti proprio in poi questo momento i gli europei di categoria che si svolgeranno in Svizzera a Uri, e sarà protagonista l'Italia dopo il 10 di settembre. Vai, dalli tu che sei diamo subito quelli che sono i convocati. Uno l'ha dato proprio il noto Paolo Virdi, sì, e con Marco Mugnaini i portieri, dai, che sono i miei, il mio dato forte. Allora vai di portieri, tu vai di portieri, ci sono Marco Mugnaini, Thomas Mecchini che abbiamo visto anche all'ultimo mondiale in Argentina, e mio amico Mattia Tahiti di Forte dei Marmi. Questi sono i tre portieri della nazionale
ufficiali che andranno in Svizzera con la nazionale under 19. Gli esterni sono Ettore Barbieri e Tommaso Battaglin del Bregan, Liam Bozzetto della Mattori Vasca Lodi, Paolo Colamaria del Giovinazzo, che sentiremo nel corso dell'intervallo, insieme a Marco Tomba del Valdagno, che sentiremo e sarà convocato nell'under 19. La coppia dei Pumas Viareggio, formata da Matteo Marchetti e Thomas Mecchini. Pumas Viareggio, ce n'è un terzo, anche perché c'è Michele Pesavento, Gioele Piccoli del Trissino, Giovanni Italia Pietra del Breganze. Questo è e Marco Tomba che abbiamo accennato in precedenza, che verrà con noi ai microfoni nell'intervallo insieme a Paolo Colamaria. Un'Italia, lo ricordiamo Paolo, che arriva a questo europeo con dei gradi, con delle stellette e una medaglia d'argento conquistata in quel di San Juan, decisamente, che ci ha emozionato, certo, in quel frangente lo scorso anno. Diciamo che una semifinale meravigliosa contro il Portogallo con la famiglia Piccoli. Ok, intanto Maggi ti interrompo perché l'Italia va di là, chiude la linea di passaggio, salva tutto Meglio Cuvé con un ottimo rientro difensivo, vai. E dicevamo, con la famiglia Piccoli, grande protagonista in quell'occasione. Sì, si sono proprio mostrati al mondo i due Piccoli. Ok, intanto gran lavoro da parte di Albin Gajo, che non ha trovato la via del gol, e poi la bordata di Croco, un altro scuola Valdagno. Poi l'under 19, avete visto tanta varietà di provenienza, da Paolo Colamaria del Giovinazzo a Bozzetto dell'Odi, anche se Bozzetto, lo sapete, insomma, è cresciuto di Breganze, poi Montecchio anche per lui, col Montecchio di Mendocchio, perché ruba questa pallina, se ne va di Maggi di là, prova a dare un'accelerata, Maggi tutta la pista, la stecca ce la mette al Binga, oltre a Meglio Cuvé, ancora entrato Lavagetti, un sarzanese che ieri sera, se non sbaglio, non l'abbiamo visto, ma che ha delle puntate offensive, delle punte di velocità che fanno male. Ora l'Italia che parte ancora da lontano con Adriano Maggi, che si porta sulla sinistra, Antonio Tagliapietra prova ad avere la meglio su Meglio Cuvé, ha cercato di spostare la pallina, ma il giocatore transalpino però lo ha fermato. 7-17 alla fine, Lavagetti dalla distanza, tiro che viene deviato, ora è Maggi ancora a governare la sfera dall'altra parte, in orizzontale per Lavagetti, che ha provato il tiro, c'era Caiol pronto a respingere in posizione centrale. Spagna-Francia che cerca di gestire questa pallina, ancora con Garro che supera, bravo, un avversario. Si guadagna un blu con la sua punta di velocità. Ieri è stato lui a fare il gol al Portogallo, un bel gesto tecnico. E qui avete visto anche prima una punta di velocità sulla destra andando via, adesso a sinistra forse è il giocatore con più, dotato di maggior velocità e maggior tecnica. Va sicuramente affinato al Bingaro, però insomma qualcosina ha fatto vedere. Adesso si è andato a prendere un blu, e dai Mugnaini, quante avrà fatto Francesco? Una forse? Ne ha fatte una, due, non di più. Questo è, ecco, bello primo piano con Leo Barossi che va da Mugnaini a dargli delle dritte, e con Ernesto Maggi, il collega che viene lì a supportarlo vicino. Sì, poi sono ovviamente amici, compagni comunque di club, al Follonica, che come sempre dona una miriade di atleti alle nazionali italiane, mi viene in mente dai grandi, dai Bagnini, ai Pagnini, fino a scendere adesso alla 19 e ora anche questa nazionale con i Maggi, Polverini, insomma Mugnaini, ci sono tantissimi atleti che in questi anni della storia del Follonica, il settore giovanile stradomina i campionati giovanili, lavoro insomma eccellente e paga, questo è indubbio. Tra l'altro l'unica squadra che può permettersi di avere un quintetto, un quartetto in Serie A con solo i prodotti locali. Comunque torniamo qui al Bingarro, e direi che in futuro avrà anche un portiere, due direi, anzi forse tre. Che non hanno studiato poco per diventare così bravi. Garro contro Mugnaini, ancora
Marco Mugnaini. Respingere la pallina e sapere dov'è la pallina per andare a sventagliarla. Grande la presenza di Marco Mugnaini in qualsiasi fondamentale. Forse era sotterra con la stecca, ancora non l'abbiamo visto bene, ma di sicuro non è deficitario. È un lavoro dove ci sono atleti come, non so, Sgarria ad esempio, che Rasoterra non puoi fare un testa a testa o comunque mettere in mezzo alla pallina, sa già dove andarla a prendere. Sgarria tra l'altro è il preparatore dei portieri della nazionale under 19, quindi forse l'unico sport al mondo dove i portieri in attività, Sgarria qui, Barozzi nazionale, svolgono già un lavoro con gli azzurri, con Gruppo Italia fuori per Pedroni. Gancio di lettura, si capiva lontano un chilometro, avrebbe fatto un gancio così, è arrivato male Emilio Cuvé lì. Se avesse avuto avanti uno spagnolo portoghese sarebbe andato in porta, matematico e garantito. Qua recupera bene Thibaut Gouchet, Francia che può andare, attenzione gli azzurri sono in tre, ma è come se giocassero stando in quattro. Occhio perché punta l'area avversaria Crocco. Ora si torna da Pedroni che va per l'angolo, lavora e pattina molto bene Crocco, fornendo linee di passaggio che fanno trascorrere i secondi. Adesso quattro francesi, guardate, per un attimo erano tutti addosso lì. Occhio perché Pedroni dà una pallina orizzontale, l'unica cosa da non fare mai a metà pista, ne approfittano i francesi tatticamente messi malissimo. Ora provano a far girare il triangolo difensivo italiano, finora ha fatto molto bene, deve resistere ancora una quindicina di secondi questo tiro, la deviazione di Antonio Tagliapietra. E ancora la Francia con questa pallina in mezzo, bravissimo Tom Grison e bravissimo Mugnaini a rispondere. Ancora Pedroni, se ne va Pedroni, prende un fallo di squadra. Sa che il dottor Abe cosa deve aver detto all'arbitro, che si è girato e gli ha risposto no, ma io non ho detto nulla. Il personaggio che è il dottore di Bassano. Qualcosa... medico delle nazionali, lo vedete il primo a destra quando guardate lo schermo, il primo a sinistra in realtà contro la colonna. Adesso momento di asciugare la pista, qualche istante di pausa per quei personaggi dell'hockey, no? Dottor Ave. State a casa, una collezione di maglie, eccolo lì, inquadrato, è lui di Bassano del Grappa, è stato anche il medico, se non vedi una stupidata, della Rossi Vicenza, ha una collezione di 750 maglie, ogni canto mi ha fatto vedere tutte quelle dei Michelon di tutta la carriera, chiedendomi di quale anno fosse, chiaramente è un lavoro monumentale, si può fare un museo con le maglie del dottor Ave. Però uno come te non può sbagliare, certo, non può dare certa risposta. Non dirne più, Lotto, Crocco, mentre l'Italia è ancora infinito, questo power play francese con gli azzurri che però sono stati per tanto tempo nella metà pista francese. Entra adesso Elia Cardella, ma occhio perché è il momento peggiore, ma ci pensa ancora Mugnaini, parata col casco di Marco Mugnaini, guardiamola qua, eccola lui. L'intervento dell'estremo azzurro, ad esempio a differenza di Sgarria, facciamo così un pari talento, lascia anche spazio alla spettacolarità, non è lascia sempre qualcosina di spettacolo. Anche adesso comunque col casco ti lascia proprio il piacere dell'intervento. Invece ci sono portieri che sono per definizione personale più impostati. Sgarria di che per qualità e impostazione è qualcosa di teatralità zero. Para come un muro il portiere neo del Trissino, che avrà una coppia devastante, Sgarria Zampoli, a livello di club qualcosa di davvero impressionante. Ora se ne va Francesco Crocco, sta per scivolare via questo primo tempo, la finale per il terzo posto. Elia Cardella va a incocciare nel pattino di Tom Grison. Avremo un po' di ospiti tra l'altro nei primi tempi, ora Paolo Colamaria e Marco Tomba, e successivamente avremo Ale Mirko Bertolucci nella pausa tra la finale Spagna-Portogallo, e poi se riusciamo, e qui ci metto del mio, nel senso che potremmo avere Ghianca Bestagni, e da ieri che lo rincorriamo, non riusciamo con i tempi perché lui è il vice della nazionale, oltre ad essere responsabile allenatore della nazionale due volte campione d'Europa,
il vice della formazione iberica, ma proprio per tempi per, non riusciamo a incrociarlo, vediamo se ce la faremo magari, visto che c'è Spagna-Portogallo prima della finale Portogallo-Inghilterra femminile, magari nell'intervallo, vediamo, nulla di promesso, solo un tentativo che cerchiamo di fare, insomma è sempre il City della Spagna. Ora la Francia che prova ad andare di là, 3 e mezzo alla fine, Francia che comunque prova a giocare e ha messo in difficoltà gli azzurri, 2-3 interventi di Mugnaini importanti, anzi quasi, le parate di Mugnaini hanno forse superato quelle di Lilian Caiol per importanza, diciamo così, l'intervento, perché gli azzurri di là molto hanno anche sbagliato. Ora Cardella, che è qui anche presente, chiaramente il fratello Matteo, da quest'anno al Grosseto, altra squadra come sempre molto interessante, quella di Achilli. Ele Cardella carica, poi prova la Veronica, ma non ha un ottimo controllo della pallina, qui ha una mano mancina, guardate, gira dietro porta, fisicamente è statuario, ora porta un blocco che però è falloso, arriva con una Cristiania non fatta bene, non è impostato bene sui pattini, non è fermo sui pattini e quindi fallo di squadra, inevitabile il fallo, il fischio di Daniel Villar, e dunque fallo di squadra 5 contro la Francia, e come vedete a sinistra gioca in casa questa partita, 3 contro gli azzurri. Intanto una comunicazione alla regia, se possono arrivarci le informazioni sul come migliorare e come accendere l'ultima telecamera, così ormai dopo. È usanza in quasi tutti gli sport avere una telecamera che inquadri i telecronisti, si fa oltre oceano praticamente sempre in quegli sport in cui seguiti da qualche miliardo di persone, parlo dell'NBA, dell'NHL, dell'NFL, quindi anche noi ci adeguiamo ad avere una telecamera, è già stato fatto l'anno scorso a Trissi in occasione delle finali, e quindi più che altro per avere in studio le immagini di dopo Paolo Colamaria e Marco Tomba, che è il figlio Domenico Tomba, commentatore del Valdagno, ovviamente anche lui qui presente. Intanto continua la formazione transalpina a cercare di costruire una nuova azione d'attacco. È stato bravo Le Cardella a cercare di disturbare Cuve, tiro di Meglio Cuve che però non ha trovato lo specchio della porta, pallina che è finita alta sopra alla traversa della porta, difesa da Marco Mugnaini. Azzurri che a 2:20 devono comunque cambiare ritmo, perché in questo momento qui va via male Crocolo, aspetta al Bigarro, attenzione perché la Francia va vicinissimo al pareggio, si salva Mugnaini, Thibaut Gauchier, Italia che ha rischiato tantissimo in questa situazione, una palla persa di troppo leziosismo da parte di Francesco Crocco, che è lì dritto, molle, senza velocità, qua Pedroni prova a tagliare con Tom Grison che lo tiene, palla per gli azzurri, vi ha rischiato tantissimo su quella palla persa da Francesco Crocco, a volte gli azzurri davvero perdono palline così banali che invece sono... possono creare problemi enormi. Elia Cardella finalmente una punta di velocità, Lilian Caiol fa vedere di esserci, occhio perché entra in area ed è pericolosissimo come sempre al Bingaro, brava a scaricare lì, sì, cercava Gauchier, ma Gauchier non era da quel lato, è andato alla cieca, Pedroni legge, vediamo se c'è un taglio, sì che c'è, Crocco fa tutto bene ma non riesce poi ad andare a tirare, c'è del caos davanti a Lilian Caiol, prova a girarsi Antonio Tagliapietra, ma è già di là Garro che gioca 40 a partita, tutte le partite, e non smette mai di correre, anche ieri col Portogallo, grande davvero energia, e poi qui l'idea molto intelligente di Rudy Granger che non trova Tom Grison per un dai e vai di scolastica esecuzione. Qua Elia Cardella blocca, taglia, però Tagliapietra non riesce a vedere e a servire il compagno, che però il taglio forse un filino lento, qui c'è l'altro taglio dal lato destro di Crocco, adesso l'Italia muove la difesa francese, l'Italia cerca linea di passaggio, cerca verticali e diagonali per andare in profondità, ancora Pesavento che prova, ma è Elia Cardella dentro, interviene molto bene Rudy Granger,
e va già di là Garro, attenzione Gaucher, bravo Pedroni che lo caccia, va lì a cercare la palla, il raddoppio intelligente di Tagliapietra. Queste sono situazioni, apro e chiudo capitolo di coordinamento, in cui il pattino bisogna cominciare a usarlo. Chi segue l'occhio e ghiaccio sa cosa voglio dire, chi non lo segue lo spiego. Col regolamento, nuovo regolamento in vigore dal comunque coniato il 9 agosto, si può usare il pattino per giocare la pallina anche la parte bassa del corpo col pattino in quelle situazioni, soprattutto di sponda quando si va a contendere una sfera, quando si difende soprattutto in uno contro uno, altra situazione allenabilissima. Tutti i ragazzi, dal più vecchio giocatore degli anziani al bimbo, sa che finora, fino a ieri, fino esattamente 3 settimane fa, era vietatissimo usare il pattino, ma si giocava solo con la stecca. Ora bisogna proprio fare uno switch, cambiare mentalità, e quello che era vietato oggi è consentito, va allenato, è qualcosa di determinante, perché se sei in sponda e dai un calcio alla pallina e dai via il contropiede e fai gol, le opinioni non contano, conta il dato oggettivo. Il regolamento dice che così, così si fa, così si allena. Speriamo che poi non cambi, perché una volta che hai allenato i bambini a usare il pattino, poi sarebbe un caos. Gli arbitri dicono, a noi ha facilitato la vita in una maniera così enorme in questo europeo. Poi Francesco, magari una tua opinione la si può avere. Intanto 1-0 primo tempo, perché alla fine il pattino non ha determinato grosse situazioni. Però questo europeo al momento no, poi è okay. Chiaro che bisogna vedere poi come le situazioni evolveranno, soprattutto nei campionati. Una finale di Coppa dei Campioni, perché così viene, calcia la palla e la mette giù, finisce 1-0 su una palla calciata in assist e l'altro fa gol, allora lì rispetto al passato cambia tutto. Però insomma, voglio dire, una volta non c'erano i falli di squadra e i tiri diretti, e quindi allora è pronto a venire su Marco Tomba. Come sempre, ecco, mi riscarichi praticamente. No, io perché ti devo poi andare a prendere Paolo con la Maria. Vai, quindi... anche perché tu hai il lavoro da fare, io invece sono qua in gita di piacere. In compagnia di Marco Tomba, che sì, saluti, uno alla volta. Salutiamo. No, Paolo con la Maria, grande Paolo. Ciao Marco. Al mio fianco. Allora, facciamo uno alla volta, perché così mettiamo la cuffia, 3 minuti l'uno, arriva anche Marcello. Possiamo andare. Ciao Marco. Ciao. Allora, come andiamo? Lavoro? Ah, bene. Sì, abbiamo... Guarda là che la telecamera è là così. Abbiamo finito la prima settimana di raduno. Tutto bene, abbiamo fatto anche due amichevoli con Montebello e... Raccontacele, perché non l'abbiamo, almeno da ieri non l'abbiamo raccontato. Con San Drigo eravamo andati sotto 3-0, poi siamo riusciti a tirarla su, abbiamo vinto. Poi il Montebello... più o meno lo stesso, per fortuna lì non erano andati sotto, siamo riusciti a portarla a casa. Quindi due partite, siete partiti male, Ale Bertolucci si era arrabbiatissimo, vi ha fatto lo shampoo, avete fatto lo switch e avete cominciato a giocare con l'intensità. Esatto. Ok, bene, l'ho letta bene, non è strano, perché non ci voleva troppa fantasia, basta conoscere i personaggi. E adesso avete anche un'eredità, tu non c'eri al mondiale, no. Cioè un'eredità comunque di un argento iridato da andare a difendere Svizzera. Le contender sono sempre, Spagna, sempre le stesse. La Spagna ha uno squadrone sempre come sempre, ha alcuni giocatori che l'anno prossimo faranno anche la Liga Spagnola. Il Portogallo ha sempre, il Portogallo ha molti giocatori che c'erano all'Europeo dell'anno scorso Under 17, però sì, sono sempre loro due. È da non sottovalutare la Francia, che negli anni si sta sempre avvicinando di più, anzi probabilmente ci ha già raggiunto. Ecco un quadro che disegni, che insomma è di estrema difficoltà, però è il lavoro che state facendo, sì, ormai è continuativo. E... ok, l'anno prossimo. Ok, sì, lo togliamo. Scusate se c'è il ventilatore in mezzo, ma qui sopra è una specie di, sì, ecco, di forno. E adesso ci mettiamo belli dritti tutti. Vieni un po' indietro, anche tu. L'unico bello è Paolo, che fai un sorriso. Lui è di natura, però è avvantaggiato. Cosa ti stavo chiedendo? Non mi ricordo più, cosa farai quest'anno col Valdagno? Quest'anno col Valdagno faccio il 9 in A1 e quindi mi allenerò con loro. Okay. E cercherò di dargli il sostegno per riuscire a fare una buona stagione. E poi fai la 2, la B? No, faccio la serie B e la 19. Okay. Ok, perfetto. Andiamo a Paolo. Grazie Marco, lui è Marco Tomba, il papà è Domenico, lì ha vulcanizzato, lo sapete tutti, poverino, si porta dietro questa spada di tavolo che del papà. Ciao Paolo. Ciao. Te invece quest'anno, Giovinazzo, fai la 1.
Dopo tanto tempo siamo tornati in A1 e potrei anche usufruire di questa Serie A1. Ok, direi che se è un palcoscenico che, insomma, io mi ricordo di voi quando ha vinto lo scudetto a Furina nel 19, da lì sono passati 4 anni, lavorato, poi anche con Pino l'anno scorso la 2, facci un po' questo, anche per così, parliamo anche del Giovinazzo che torna in Serie A1, insomma, sempre grazie a Dino e a Pino siamo riusciti a Dino è Camporeale, siamo riusciti a crescere pian piano. Poi dopo, quando è arrivato Pino, ci ha fatto fare una crescita in 3 anni altissima, perché siamo stati davvero bravi a crescere e sentirlo, più che altro. E abbiamo avuto il primo scudetto. Poi quest'anno abbiamo avuto un'altra soddisfazione, come lo scudetto in Under 23 e soprattutto la promozione in Serie A1, contro una squadra di giovani. E quest'anno sempre vogliamo puntare comunque con i giovani. Quindi abbiamo preso due stranieri che ci daranno una mano per farci crescere sempre, perché comunque il primo anno di SA1 bisogna fare esperienza. Uno è il francese Lebea, giusto? Sì, l'ho visto giocare ai mondiali, poi non l'ho ancora potuto vedere. Quindi esperienza internazionale, anche lui è cresciuto in Portogallo, Lebea. Speriamo di far bene, perché puntiamo alla salvezza il primo anno, come penso che sia giusto. Ok. Invece con la nazionale, tu c'eri in Argentina l'anno scorso? No? Ero agli europei a Noia. Ok. Perché tu sei un 2000 e? Sì. Sei. Avete lavorato, come diceva Marco prima, se avete fatto 2 amichevoli Montebello e San Diego, partiti sempre sotto, quindi approccio alla partita deve essere qualcosa di determinante. Hai visto per caso queste qui, Italia-Spagna, Italia-Portogallo di questi giorni, di questa categoria? Hai visto l'approccio della Spagna e Portogallo anche di ieri? Si inizia già, cioè vedi anche la Spagna e il Portogallo già da come entrano in campo, che hanno un carattere impressionante, cioè non tutti entrano in campo con la rabbia che hanno loro. L'ho notato anche quando siamo andati a fare l'Eurocup dall'Oliverense, che quando entrano in campo non vedono più nessuno, pensano a giocare e hanno una rabbia agonistica impressionante. Sai che è la stessa cosa che mi ha raccontato un giocatore di cui non faccio il nome, in Argentina, gli argentini mi dicevano avevano il sangue agli occhi, i portoghesi in casa uguale, la Spagna uguale, sarà il caso che anche noi facessimo così. Adesso siamo in Svizzera, che è territorio neutrale per definizione, però pensi che la tua squadra possa avere quel carattere? Cioè ve la sentite di giocare con Spagna e Portogallo dicendo no, cavolo, noi andiamo là per vincere? Beh, è normale che andiamo là per vincere, perché sennò era inutile che andavamo, non spreco. No, poi c'è chi dice no, andiamo là perché andiamo a casa al podio, ognuno ha la propria mentalità. Andiamo là soprattutto per vincere, perché comunque manca da tanto anche una coppa all'Italia. E quindi con Alessandro speriamo di far bene e di portare questo europeo a casa, perché ci vuole. Giovinazzo, cosa, che messaggi ti mandano? Di orgoglio, vero? No, mi parlo col mister, l'altra volta mi ha chiamato, mi ha fatto come va, se è andato tutto bene, però niente di che. E ti cazzierà pesantemente quando sbaglierai, perché questo così è Pino, è prendere o lasciare. Lo salutiamo tanto, perché davvero è anche fantastico rivedere Giovinazzo in Serie A, e penso è motivo di orgoglio poi che l'abbiate portato voi, che è un nucleo di giovinazzesi. Sì, esatto. Quello è già successo in passato, soprattutto che siamo tornati sempre in Serie A1 con una squadra di giovinazzesi, e quest'anno siamo riusciti a rifarlo, abbiamo rifatto di nuovo la storia, la febbre del sabato sera, e sono davvero attento di questo. È meraviglioso avere una città come Giovinazzo in Serie A, e speriamo davvero che possa rimanerci, restare e tornare anche a competere, perché quello è un posto in cui comunque alla fine tutti amano l'hockey. Io ho avuto il piacere un paio di anni fa di venire a presentare un libro e c'era una montagna di gente, ed è quella che è, come alla fine poi se l'hockey torna su tutti parlano di hockey a Giovinazzo, esatto. Non c'è niente da fare. Va bene, noi ringraziamo anche Paolo, grazie, è stato veramente un piacere, in bocca al lupo per il prossimo raduno, adesso lavorate ancora una settimana, sì, finite, e poi via in Svizzera. Grande Paolo, vai. Ciao. Ciao. Noi ringraziamo Paolo con la Maria, ridiamo la linea alla regia e poi torneremo qui tra 2 minuti e mezzo perché inizia il secondo tempo.
tutto pronto, manca pochissimo per il secondo tempo di Francia-Italia, ricordiamo il risultato di 1-0 in favore degli azzurri a 3:48, la rete di Adriano Maggi che fino a questo momento sta decidendo la partita. Vediamo finale terzo e quarto posto, è iniziata in questo momento la sfida. Un saluto da Francesco Ferrari, Paolo Vede al mio fianco. E intanto occhio perché già parte Albin Garro che prende il palo esterno. L'Italia questa partita la deve mettere in ghiaccio il più presto possibile, perché questo è inesauribile. Albin Garro, il numero 9 transalpino, ieri il gol al Portogallo in una situazione comunque in cui la Francia non era mai riuscita a tirare, ha sparato una bomba sotto l'incrocio, e quindi occhio perché già adesso ne ha creato più di uno di pericolo. Mattia Polverini, laterale di destra, deve mettere in mezzo una sfera che non riesce, va a giocare con Lavagetti, ancora poco si è visto il giocatore sarzanese che invece ha delle punte di velocità che devono assolutamente utilizzare, andare in aiuto all'Italia. È stato messo titolare in questo secondo tempo intanto Tom Grison, mentre in porta c'è sempre Marco Mugnaini, con Lavagetti, Adriano Maggi, Mattia Polverini e Margheriti che abbiamo rivisto titolare. Di là quintetto con Lilian Caiol, Garro nel numero 7, Grison il capitano, Gaucher e il numero 3 Miglio Cuvé. Subito proprio Cuvé che si infila tra Margheriti e Polverini, il risultato però non è quello che vorrebbe. L'Italia riconquista la pallina con Adriano Maggi, ora Lavagetti, giocatore dell'Hockey Sarzana in pista in questo inizio secondo tempo. Adriano Maggi in mezzo, c'è Garro ad anticipare Mattia Polverini in mezzo all'area e quindi la manovra francese può ripartire. Intercetta subito però e fermata da Mattia Polverini, un 2 contro 1. Polverini davanti alla pista, ma era fermo, non ho sentito il fischio, ecco, infatti mi sembrava che Polverini andasse un po' troppo tranquillamente in 2 contro 1. Si riparte con la punizione per la Francia, capitan Gaucher per Garro e Cuvé, ancora Cuvé, va numero 9 Margheriti, attaccato insieme a Polverini, arriva Maggi, risolve tutto, prova la punta di velocità Polverini, va Cuvé a contrastare, chiude Garro, poi prova l'alza e schiaccia, da quel lato mette il guantone di Lancaiol e poi Maggi e Polverini. Manovra lenta adesso quella degli azzurri, molto lenta, troppo lenta per riuscire a scardinare la difesa francese. Occhio che c'è il taglio in mezzo, il passaggio di Maggi che legge bene il movimento di Margheriti e la pallina era giusta, ma la difesa francese schierata. Occhio adesso l'anticipo di Margheriti che però ha difficoltà a controllare, deve ripartire da Lavagetti e poi Mattia Polverini. Maggi non porta il blocco. Vediamo ancora la formazione azzurra, sempre con Maggi, alta la testa, alto lo sguardo del numero 5 Polverini, ancora per Maggi che prova a puntare, Garro prova lo spazio, si immola, Albin Garro coraggioso, coraggioso e altruista, veloce, bravo, bravo davvero questo ragazzo Albin Garro. Finora per lui in 6 gare 2 gol, 1 su 3 tiri diretti, anche un paio di cartellini blu, questo è sinonimo di presenza totale del numero 9. Ieri il papà qui davanti nella partita col Portogallo ha sofferto della partita andando a medie, abbastanza con un ritmo accentuato, poi ha fatto gol il figlio, ha fatto una piega, quello del 12-1. Albin Garro. Vediamo ancora Mattia Polverini, la punizione battuta, la respinta di Caiol, poi è Lavagetti che è a manovrare, a far ricominciare una nuova azione per gli azzurri. 35 secondi a disposizione per Polverini e compagni per cercare la soluzione vincente e cercare la rete del 2-0 che darebbe ossigeno all'Italia.
che conduce solamente per 1-0 col gol a 3:48 di maggio. Attenzione però alla ripartenza da parte di Grison, c'è Polverini contro di lui, Grison lo tira e poi c'è il tiro di Grison parato da Mugnaini, ancora Grison davanti a Mugnaini dopo il bel passaggio di Meliokhuve. Che occasione ancora per la Francia. Questo è quello e quanto abbiamo detto in pochi istanti or sono. L'Italia deve trovare il 2-0 perché basta veramente poco, basta palla questo. Palla sanguinosa che ha perso poi Maggi. Questo è ciò che può capitare quando ti trovi in vantaggio 1-0. Sì, vediamo se la rivediamo a campo aperto proprio. Con la spallina tutto di posizione, Mugnaini, hai visto che bravo di posizione, ha coperto tutta la porta, poi Mugnaini è andato a prendere il rimbalzo, ha perso la sfera e ha avuto un'altra occasione la Francia per impattare a 16-13. Concediamo troppo, il problema è che concediamo troppo, la coperta potrebbe anche essere corta, il problema è che là davanti non costruiamo niente e quindi adesso qui lascia sfilare Polverini e poi Lavaggetti per Maggi. 6 falli di squadra fischiati contro la Francia, 3 contro l'Italia. Dopo 4 minuti e 3 secondi di secondo tempo, Polverini altissimo. Vediamo se la pallina è stata deviata o meno. Secondo l'arbitro sì, sarà Lavaggetti sul punto di battuta. Quindi l'Italia può riprendere il gioco con Margheriti per Polverini. A sé Follonica in questo passaggio, così come nel dialogo con Adriano Maggi. Ancora Polverini che punta la pallina che viene messa in mezzo, puntato un avversario, ancora Matteo Polverini che riesce però a soffiare la pallina per qualche istante. Il pattino di Garro sorride però alla formazione azzurra con Polverini dietro porta. Ci sono due giocatori della Francia che sono Gauthier e Garro a chiudergli ogni lato possibile di un passaggio. Infatti il primo non va a buon fine, il secondo però permette all'Italia di rimanere in possesso. Poi dopo bello l'asse con tra Maggi e Lavaggetti ancora la riconquista, dinamico il numero 11 Sarzanese che è ancora in mezzo a due, prova a sbracciarsi per cercare di uscirne vincente dal confronto. In 2-1 però poteva fare ben poco e adesso è con il numero 6 Rudy Granger. Garro, attenzione che c'era Grison pronto a supportarlo, gli chiude la linea di passaggio Margheriti, poi è Granger ad appoggiare la sfera al numero 7 con Thibaut Gauthier. Adriano Maggi a riconquistare il tiro, il primo palo, Caiol risponde, presenta. Bravo Maggi, anche se prima un raddoppio con una lettura di passaggio che era facile perché c'era solo un passaggio in orizzontale, invece lui è andato a chiudere l'uomo sulla riga, Lavaggetti, grande garra per il sarzanese perché davvero anche prima avete visto è caduto, si è rialzato, era già là nella situazione precedente a difendere. Ora occhio perché Maggi la palla si alza sopra il metro e mezzo consentito dal regolamento, fischia Daniel Villar e dunque si riparte con una punizione per la Francia. 14-11, siamo sempre solo 1-0 con la Francia che ha costruito le occasioni più importanti in questa ripresa di Jan Kajol, solo forse la conclusione di Maggi, ricordo, sul primo palo. Poco altro per l'Italia che deve fare di più e deve chiudere questa partita, ma siamo abituati da sempre ormai nei tempi moderni ogni categoria contro i francesi ad andarci a giocare il bronzo, ma è il classico insomma, Spagna-Portogallo. Adesso mi pare di aver letto ieri su un sito portoghese l'ottava finale consecutiva Spagna-Portogallo, dato che ho letto così, anche se non fosse corretto, più o meno insomma i valori sono questi. Ora ancora Mattia Polverini a lottare, Maggi motore inesauribile di questa squadra, ancora Mattia Polverini, non c'è un varco, salta molto bene Garro, questa palla dentro perfetta col contagiri per Francesco Margheriti, chiuso proprio all'ultimo, arriva lungo Margheriti, occhio a Garro perché da lì al dritto Maggi lo sa, allunga la stecca e va a togliere la pallina alla disponibilità, andare in contrasto e dunque evita un'altra occasione in transizione dei francesi che stanno facendo bene, mi verrebbe a dire per certi versi nell'interpretazione della partita, meglio di noi. C'è un secondo tempo dove la Francia per in più di un'occasione si è riportata dalle parti di Marco Mugnaini creando azioni pericolose che come dicevamo possono portare al pareggio.
ecco qui una di queste, il Bingarro in particolare ispirato insieme a il numero 7 Tom Grison, sono questi due i giocatori particolarmente protagonisti della sfida in casa francese, in casa italiana ancora Marco Mugnaini, anche se Adriano Maggi a mio parere sta facendo una buona partita. Paolo, non so se tu sei d'accordo. Sì, sulle sue geometrie, sulle sue accelerazioni, sulla sua potenza l'Italia sta costruendo qualcosa in attacco, forse potremmo sfruttare anche i suoi blocchi per trarne un vantaggio, ma non è un sistema che stiamo utilizzando ora. Intanto in pista ci sono Emanuele Pedroni, Maggi, Cardella e Margheriti, quindi mezza squadra è cambiata, la Francia con i soliti, occhio perché, con Garot che non esce veramente mai, Milio Cuvé che ha fatto un gran lavoro, il 4 è Etienne che è appena entrato, e il 6 Rudy Granger. Stéphane Rennes prova a far rifiatare un po' Tom Grison, che comunque Grison nel suo lo ha fatto e come. Francesco Margheriti pronto a rimettere in gioco la pallina, Italia che conduce, lo ricordiamo, 1-0, gol di Adriano Maggi al terzo minuto e 48 secondi del primo tempo, mancano 12 minuti e 47 invece alla fine della partita. È rientrato in pista Emanuele Pedroni insieme ad Elia Cardella, ci sono anche Francesco Margheriti e Mattia Polverini insieme a Marco Mugnaini. Per quanto riguarda la Francia, Etienne Neo che parte in azione personale, sbatte contro Mattia Polverini, un 2 contro 2, ancora Polverini prova a puntare un avversario, Polverini il tiro, ancora Caiole, la pallina rimane lì, la trattiene il porto francese. Polverini decisamente sfortunato in queste, soprattutto in queste due partite, che ha creato tantissime occasioni da rete non riuscendo a concretizzare. Ancora Garro che perde però il possesso della pallina, ancora è Polverini a cercare il gol con una giro porta sul primo palo, attenzione però alla Francia con Granger chiuso da Emanuele Pedroni da una parte, Margheriti dall'altra, c'è l'intervento e la pallina che viene trattenuta dal giocatore transalpino e quindi si riparte con l'Italia in possesso della sfera con Emanuele Pedroni in orizzontale per Cardella, ancora Pedroni che va a cercare Francesco Margheriti, c'è con il numero 4 TNNO a non dare spazio a Margheriti, è costretto a rifugiarsi all'indietro dalla distanza Cardella con questo tiro da molto molto lontano, e ora stava salendo tra l'altro a portargli un blocco Pedroni, potrebbe potuto aspettare un attimo e sfruttare un altro tipo di situazione, però Italia comunque che è andata dalle parti di Lilian Caiol, che abbiamo menzionato negli ultimi minuti solo per quell'incursione di Mattia Polverini, occhio sempre a Garro che veramente è inesauribile, qua Pedroni, Garro ovviamente su di lui, ancora Pedroni chiude poi fallosamente Melio Cuve che va in verticale e lo va a chiudere commettendo il settimo fallo della Francia, che è solo sotto 1-0, ma che ha costruito già qualcosa di importante contro Marco Mugnaini. Mugnaini ovviamente di sempre livelli di rendimento altissimi, qua Elia Cardella, due soluzioni da lontano, le ultime degli azzurri, bravo Lilian Caiol, occhio c'è la verticalità, arriva Elia Cardella ma la recupera Granger, raddoppia Polverini, scippa la sfera, transizione Italia, Polverini 1 contro 3, il gancio non è tecnicamente corretto ma poi riesce a recuperare la sfera e a servire Francesco Margheriti, raddoppio Italia, Mattia Polverini con la voglia dopo aver puntato, recuperato palla in difesa, ha provato una transizione, andare da solo, si è schierata la difesa, ha perso pallina, è andato con caparbietà, guardate, a recuperarla, la strappa a Etienne, serve Francesco Margheriti che a 10 dalla fine firma il 2-0, sospirino ino di sollievo per gli azzurri. Piccola dose di ossigeno in più per l'Italia in questi ultimi 10 minuti e 26 secondi, se non sbaglio dovrebbe essere questo il
secondo gol per Francesco Margheriti, il primo lo aveva segnato proprio nell'altra sfida contro la Francia. Attenzione a questa tentativa di taglio in mezzo per Granger, questo filtrante però non ha trovato nessuno ancora Margheriti. Attenzione dalla parte opposta per Cardella. Vediamo che nel precedente della settimana, di questa settimana, fra gli transalpini e gli azzurri, l'Italia aveva vinto il match con il punteggio di 3-2 grazie alla doppietta di Elia Cardella, proprio al gol di Francesco Margheriti. Polverini ancora per Pedroni in questo frangente. Era prima Margheriti ad aver servito il numero 4 in forza al correggioco, e ancora Pedroni. Pedroni che giocherà in A2 l'anno prossimo, esatto. Immagino, sarà una colonna di questa serie A2, anche fisicamente mi sembra già pronto per tranquillamente affrontare la categoria. Anche ha concluso l'ultima stagione giocando, guadagnando sempre più minuti. Chiaro. Lui che ha un classe 2007, 24 marzo 2007. Ora palla fuori, 9 e 12 alla fine, Italia che ha fatto un passettino avanti verso il bronzo, 2-0 con la Francia. Però attenzione, perché manca tanto, la balaustra devia la pallina destinata a Rudy Granger e proprio Pedroni la recupera e fa partire Elia Cardella. Lancio centrale sul rovescio, Mancino, Elia Cardella, Polverini per Cardella, passaggio un po' sbilenco, Cardella centralmente, prova la sassata, è bravo Caiola con la stecca all'interno della propria area a rimandare verso la balaustra che stava arrivando dopo la conclusione di Cardella, dritto per dritto a gran velocità sul rebound proprio Pedroni, che aveva letto bene la situazione. Caiol invece ha tolto la sfera della disponibilità dell'azzurro in un'area praticamente deserta. Ancora Polverini che ha questi cambi velocità, Pedroni fuori, Cardella, stop, gancio, rovescio, Cardella, poi non riesce a concludere Polverini. Attenzione, vediamo dice, perché era senza stecca, sì, anche ieri abbiamo visto, non mi ricordo se il portiere della Germania ha perso la stecca, era finito fuori dall'area e quindi rigore se si para senza stecca. Ma vediamo cosa è successo. Vediamolo qua. In quel momento però gli viene data, se non sbaglio, la stecca. Era senza. Possiamo rivederlo, chiediamolo alla nostra, sì, poi non so la perché, nostra regia. Qui perde il bastone, okay, che viene allontanato. No, tuttora non ce l'ha. No. Ah sì, qua gli viene data da un compagno, perché la sua stecca è a fondo pista. Ma ce la possiamo rivedere, se ci perdiamo un pezzo. Allora, lui la perde, la perde perché viene allontanato. Ok. Qui ed è sì, qui ed para è con la stecca di Tom Grison e quindi salva tutto mostrando una grande presenza e una grande conoscenza del regolamento. Tom Grison, che è andato al portiere a dare la sua stecca, bravo il numero 7 transalpino. Non da tutti avere un gesto così di lucidità e generosità, pensando non a guardare gli avversari o la pallina, ma andando al proprio portiere che aveva perso la stecca, dandogli la sua. Bravo, più che altro, esatto, l'aspetto che sottolineerei è la lucidità a 7.55 di Tom Grison della sesta partita in cui gioca 35 a partita, esatto. Ok, infatti è quello che lascia, soprattutto su una regola arrivata proprio negli ultimi giorni, quindi non sono proprio una regola, esatto, conosciuta. Sono e atte sfumature davvero, comunque, che magari così superficialmente pochi notano, però insomma è giusto rilevarle, perché sembra una cosa normale. Ah sì, il portiere ha perso la stecca, gliel'ho data, certo, però Mattia Polverini in slalom, quando si accende parte così davvero, fa sempre male con la Spagna. Ieri ha guadagnato anche tiri diretti o comunque crea superiorità. Adesso recupera pallina, occhio perché non riesce a controllare proprio Grison con la sua stecca, recupera e si infila in mezzo a due, va, fa saltare la pallina, fa un gran numero e poi Mattia Polverini con Daniele Pedroni recuperano e via Cardella. L'idea di andare a destra e di metterla sul primo palo non era sbagliata, l'esecuzione sì. Ancora Pedroni che cerca di anticipare Grison è davanti a Mugnaini. Attenzione, sì, c'è il tiro di rigore.
Sì, forse veniamo graziati anche per un aggancio, riguardo la tuta che succede un po' di tutto. Riguardiamo bene l'azione. Che era lanciato così. Allora. Sì, qui c'è l'aggancio e probabilmente secondo me il blu anche per Margheriti, perché vedete, però forse no. Viene sbilanciato probabilmente. Prima che l'ha terminata sulla traversa, al limite, guardiamo qua. Qui non c'è niente, non c'è niente. È lui che va dritto, lanciato contro Mugnaini. Sì, perché alla fine magari finta la stecca, poi non lo tocca. Lui già lì nella, nello slancio è già quasi in caduta. Lì Cardella si disinteressa e non gli mettono addosso, anche se lì ti mettono addosso è inevitabile. Poi finisce la sua corsa contro Mugnaini e forse la lettura chiara potrebbe essere fallo sul portiere. No, perché non finisce, non... qui a fallo sul portiere, perché finisce la lunetta addosso a Mugnaini, quindi non sarebbe rigore. Però a velocità, noi lo vediamo a replay, l'ha dovuto decidere Daniel Vigliare, e l'abbiamo visto quattro volte e ancora non siamo sicuri. Daniel Vigliare lì a un millimetro, a velocità, con due giocatori e due situazioni, magari anche tre, perché lì c'è stato l'impatto col portiere, ha optato per un penalti. 5:40, occhio perché Albin Garro ha un dritto secco. Qui aspettiamo San Marco, dopo aver visto San Giorgio ieri con la femminile. Garro contro Mugnaini, finta di Garro, gol, il gol della Francia a 6:40 dalla fine, quindi 13:20 nel secondo tempo, il gol di Albin Garro. Insomma, del dritto di Garro ve ne parlavamo all'inizio della telecronaca, del fatto che le partite vanno chiuse, chiunque guardi l'hockey lo sa, il rigore e del fatto che gli arbitri possono sbagliare, perché tutti sbagliano, e qui insomma con un rigore che, visto il replay quattro volte, abbiamo stabilito che non c'era ed era fallo su Mugnaini, ci ritroviamo sul 2-1, quindi 6:39, situazioni che l'hockey presenta ad ogni partita, bisogna reagire. Elia Cardella reagisce così, la bordata delle sue e con Garro, occhio perché sono quasi scoperti, occhio a Garro che gira dietro porta, c'è il passaggio lì per Emilio Cuvé a giocare con i suoi. France che tutto sommato Stéphane Arène ha sistemato, ieri è stata letteralmente travolta in maniera imbarazzante dal Portogallo, però insomma Portogallo e Spagna viaggiano su un altro mondo. Pedroni lì rovescio alto a Zurich nel tanto, comunque questo gol, sembrano però coscienti. Elia Cardella dice aspetta un attimo a tirare, lui che un secondo prima aveva piazzato una bomba. 6:10, 2-1 in palio, c'è il bronzo. Garro a puntare Cardella, bello il passaggio per il numero 6 Granger, che prova anche l'alza schiaccia, pallina che viene respinta da Marco Mugnaini, ma il passaggio si è infilato proprio nell'unica linea possibile dove c'era spazio, quello che ha effettuato Aldin Garro, anzi scusate, era Emilio Cuvé in precedenza di aver fatto il passaggio. Ancora Polverini per Margheriti, ancora Margheriti che prova a metterla all'indietro e a metterla in bacca per Elia Cardella, che libera un fendente che però non trova lo specchio della porta, ma continua l'Italia a gestire il possesso con 43 secondi proprio a disposizione, non deve farsi prendere dalla frenesia. Formazione azzurra, questa dose di ossigeno che era il gol del 2-0 aveva un minimo tranquillizzato la situazione. Questo inserimento di Francesco Margheriti per il passaggio di Mattia Polverini, si scambiano un cerro d'intesa il numero 6 e il numero 9, c'è il time out chiamato da Massimo Giudice. Bravo Margheriti a fare il movimento offensivo, a tagliare dietro il difensore, a toccare con la pallina per cercare di indirizzarla verso la porta di Emilian Cajol. E qua vediamo nei replay, questo è il gol, vedete Polverini recupera pallina, serve dietro la rete del raddoppio azzurro con Garro che quasi recupera ancora Cardella, guardatelo. Sì, qua. Sì. E mancano sì, 5 alla fine, tema l'ha chiamato Massimo Giudice. Ora finita questa gara, il programma prevede l'altra finale per il terzo posto. Dobbiamo parlare perché adesso andrebbe anche commentata Italia-Germania. L'Italia che ieri sera, Italia under 17 delle ragazze, ricordiamo a livello femminile non esiste il settore giovanile e femminile, le ragazze giocano con i maschi, ha pareggiato 0-0 con l'Inghilterra,
una gara in cui si è giocata praticamente a una porta, gli inglesi quattro contate, fondamentalmente non hanno fatto quasi mai cambi e non sono riuscite a Orsato e compagne a fare quel gol che è utile a battere la Francia. Clamorosamente aveva pareggiato 3-3 con il Portogallo, non chiedetemi come perché non ve lo saprei spiegare, nel match d'esordio con tre tiri, ieri mi diceva Laura Minuso, tre tiri e tre gol, l'ultimo qualche secondo alla fine, quindi quel punto in più preso dalle inglesi. Tra l'altro l'Italia ha vista col Portogallo, finita 5-1, ma l'Italia poi ha tenuto testa alle portoghesi fino a poco alla fine. Insomma, invece ieri poi stoppata tra 0-0 e poi quando si dice ma non puoi giocare per il 0-0 nell'hockey, le ragazze inglesi insegnano che si può giocare lo 0-0 per l'hockey, accade una ogni 1000 partite ed è accaduto ieri sera. Intanto guardate un po' Garro che va a lottare, ma Pedroni con tutta la garra del mondo uscire dalla marcatura di uno invece al sesto giorno che gioca 40 a partita e corre come un forsennato. Al Ben Garro potrebbe fare anche il mezzofondista in un'altra vita. Occhio a Maggi, rimesso in pista da Massimo Giudice, Maggi, Polverini, Pedroni e Lia Cardella, quindi tanta energia, una squadra con molta attitudine a portare pallina e anche alla fase difensiva con Pedroni, Maggi e Cardella e poi Mattia Polverini, bravo nei break, forse la miglior formazione per questa situazione tattica sul 2-1 a 3-40 dalla fine con Thibaut Boucher che fa ripartire i transalpini. Ancora Granger che perde però il possesso della pallina, la riconquista Mattia Polverini, 2 tra i 2, numero 6 che la spunta, che vede spuntare l'azzurro. Ancora Pedroni, fermato però da Melio Cuvé sulla destra. Attenzione a questo taglio di Granger in area, niente da fare però. Preciso. La pallina però non viene, non arriva ancora Cardella. Cardella il tiro là, sfera rispinta da Lilian Caiol. Polverini senza commettere fallo supera due giocatori francesi, Garro e Grison e Granger, però c'è l'intervento falloso. Sì, la palla che fuori, secondo me è uscita la pallina dalla pista. Adesso intanto Mattia Polverini recupera, cerca prima l'idea del sottogamba, poi qua serve Lia Cardella sul secondo palo, presente Lilian Caiol. Lia Cardella un fattore in questo momento, recupera un'altra pallina sempre in collaborazione con Mattia Polverini. Loro due adesso a gestire, Manuele Pedroni che non dà una linea di passaggio perché sosta sostanzialmente in uscita da dietro porta. Polverini vede il compagno, vede quindi dello spazio occupato, non può prendere il corridoio, torna indietro, perde sfera. Questa è una situazione di decisione, occhio perché c'è Pedroni, Polverini però spazio, Lilian Caiol bravissimo a tenere in partita la Francia. Occhio, va di là Pedroni con l'aiuto di Maggi. Maggi troppo lento, si fa recuperare da Gaucher. Occhio a Garro sul secondo palo, state attenti. Garro qua davvero non gli si può dire nulla, ma egoista. Adesso campo aperto, qui l'Italia la deve chiudere, ma deve stare attento. Sul secondo palo c'era Melio Cuvé, avrebbe fatto malissimo. Garro ha scelto di andare a concludere da quella parte. Insomma, sarà anche stanco anche lui dopo un po'. C'è il cambio nella Francia, occhio perché Mattia Polverini recupera un'altra pallina, poi Garro dentro, che palla, il 2-2 di Gaucher, ma secondo me è palla alta perché è altissima, questa palla oltre il metro e mezzo, molto più alta del metro e mezzo. Attenzione un attimo, palla, come gli arbitri cosa dicono? Secondo me è altissima, c'era Coelho che sta parlando con gli arbitri, è gol, scusate, un metro e mezzo. Ricordiamolo, mamma mia, dai, questo è 1,70 m, cioè è altissimo, numero 2 Gaucher è altissimo, la va a colpire sopra la spalla, questa è una datemi 1,70 m, questo è un gol irregolare, comunque un rigore inesistente per un fallo sul portiere, un gol nettamente da non valido perché la palla è altissima e siamo 2-2. Infatti non ho capito perché subito c'è stato un confronto. Fa un allunare un gol così, dai, colpisce la palla con la stecca sopra la spalla. Questa è di una facile lettura, ecco, voglio dire, saranno stanchi anche gli arbitri alla sesta giornata, ecco, così possiamo dire quello. Eccolo qua, la rete della Francia, abbiamo visto proprio il confronto fra i due arbitri, poi anche con l'arbitro Silvia Coelho, la decisione è stata quella poi di assegnare la rete del 2-2. In compenso si alza il cori Italia Italia qui al
Comunque succede. Lo sport adorando pietre. Lo sport, sbagliano tutti, sbagliano i giocatori a segnare la porta vuota, ma sbagliano i portieri, sbagliano anche gli arbitri. E questo è un dato di fatto, perché siamo tutti esseri umani. Pedroni recupera e c'è Etienne appena messo in pista. Quindi Cardella con Margheriti, Maggi e Pedroni, i quattro azzurri per questo ultimo minuto e mezzo. Davanti a Mugnaini, di là il solito Garro che non esce mai, e poi invece Grison, anche lui grande fattore per Tom Grison, che poi va a picchiare la stecca davanti a Cardella. Pedroni con Margheriti che va a lottare con Gaucher, l'autore del gol del 2-2 francese, il capitano. Ancora Cardella, Cardella adesso dalla distanza, questa pallina che va a tiro, sfiorare, bel tiro violento, bello forte quello di Elia Cardella, anche preciso. Stilisticamente molto bello la sua conclusione, ma la palla è larga di poco. 2 a 2, quei francesi, è così, è una storia che non finisce mai, Italia-Francia, di solito sfida per il bronzo e di solito partite non sono veramente mai finite. Con epiche rimonte, insomma, anche qualche cocente delusione, l'ultima sicuramente quella dei mondiali. Occhio, perché adesso la Francia ha una situazione importante con Neu, ma Margheriti Neu lo tiene, lo ricordiamo, in caso di parità due supplementari da 3 minuti e poi i rigori 5 a testa per cominciare. Ancora Maggi che ha 39 secondi a propria disposizione, 44 invece recita il tabellone principale. Ancora il passaggio all'indietro sbagliato da Cardella con un 2 contro 2 che farà svento lo stesso Cardella, non deve fare questi errori l'Italia. In 3 contro 3, peccato perché Pedroni è arrivato in ritardo. Fallo di squadra numero 8 fischiato contro la Francia. Gioca bellissimo subito il passaggio di prima di Margheriti. Pedroni veramente con la postura del corpo non corretta per correggere quella pallina lì a Cardella, ancora da lì la protegge, occhio perché se la tiene ferma è rigore anche lì, ancora lì a Cardella, tira da tutte le parti, ormai vede la porta, non fa altro e direi fa bene a concludere da lì. Deviazione sul guanto di Caiol che si salva a 6 secondi dalla fine, occhio a non fare falli inutili. Cardella 4-3-2 e poi indovinate un po' chi c'è su questa linea di passaggio a salvare tutti, Alben Garro, il numero 9 francese, non si stanca mai, è tornato a chiudere una pallina. Davvero un applauso a questo ragazzo, perché non esce mai, 6 partite 40 minuti e dimostra anche di avere la testa del giocatore, perché qui avrebbe potuto lasciar perdere per recuperare una pallina a 2 secondi dalla fine e quindi overtime. Italia adesso con il peggio arrivato negli ultimi minuti, adesso deve ricominciare da capo dopo essere andata in vantaggio per 2-0. È arrivato il recupero della Francia. Adesso lo scambio delle panchine, come vedete, poi qualche aspetto. Intanto ci sono 3 minuti dove la compagine azzurra, sono 2 o 3 minuti prima che le compagini tornino in pista per disputare il primo tempo supplementare. Abbiamo 2 tempi da 3 minuti ciascuno. Poi, nell'eventualità la parità perdurasse, ci andrebbe ai tiri di rigore. Intanto qui rivedete i gol della Francia da tiro di rigore e questo è la rete del 2-2. Qualche dubbio sull'assegnazione del... Fate voi il metro e mezzo quant'è? Lui è alto 1,80 m, 1,65 m, 1,80 m, con i pattini, quindi metteteci i pattini, la piastra e le ruote, quindi la alziamo ancora di una spanna. La palla è stata colpita almeno a 1,70 m, ma stiamo bassi. Quindi voglio dire, era evidente, l'arbitro lì vicino, certe cose, insomma, sei anche un arbitro internazionale, queste cose quando ti succedono lì a 2 passi è una valutazione che non puoi sbagliare. Ci fossero dei dubbi, ok, ma non qui è evidente. Il rigore, ripeto, noi bisogna essere proprio corretti, oggettivi. Il rigore, dopo 4 europei ne abbiamo ragionato e siamo riusciti a vedere che sì,
il buon Grayson è poi scivolato sull'inerzia difensiva, però questo è lo sport, insomma, accade ovunque. Eccolo qua, bella questa inquadratura del Dorando Pietri, insomma, sempre gremito. Ho visto anche tanti personaggi, tanti giocatori e giocatrici. Ora si giocherà l'overtime, azzurri avanti 2-0 e hanno sprecato il vantaggio. Ora bisognerà soffrire altri 6 minuti per portarsi a casa questo bronzo contro una squadra che comunque nei 40 minuti delle 6 partite non è mai riuscita a vincere, 2-2 contro noi, contro la Svizzera, e 4 sconfitte per la Francia. Ma è qui Cardella insieme a Maggi, Pedroni e Margheriti, 4 giocatori di movimento. Garrò dietro porta a cercare con il numero 4 Neo, Grison e Gaucher, 4 giocatori di movimento della Francia. Lilian Caillol per la compagine transalpina, Marco Mugnaini per gli azzurri portieri e Maggi che riconquista questa pallina, va via Garrò, però si allunga troppo la sfera e deve per forza passare dietro porta e ricominciare da capo con Manuele Pedroni. 40 secondi per la formazione azzurra per costruire un'azione d'attacco. Ne mancano invece 2:16 alla fine del primo tempo supplementare, 2-2. Ricordiamo le reti segnate da Maggio Margheriti per l'Italia. Da ultimo uomo questo di Elia Cardella, rischio perché carichi tanto con la stecca, con l'uomo che ti viene incontro, se la palla resta lì nel patino ne trae un vantaggio. Prima a maggior ragione con il vecchio regolamento, col nuovo a maggior ragione una cosa così non va fatta, perché col patino ora si può portare avanti la pallina e fare un controllo. Il tiro da ultimo uomo è veramente sconsigliato se l'avversario o la punta avversaria ti viene contro e quindi nella direzione opposta, ovvero verso la tua porta. Qui ha rischiato molto Elia Cardella, ma insomma la lucidità per tutti è quella che è, non per Maggi finora, perché in questa partita è stato veramente un gladiatore. Lui, lo stesso che Elia Cardella, ha giocato una gran partita. Adesso io commentavo l'errore nello specifico, questa è un'ottima partita. Ancora Cardella per Maggi, ha dello spazio, cerca di andare da Margheriti ma non riesce. Cardella ha sempre davanti a sé Neu, va a scaricare Maggi con Gaucher. Ancora Cardella, metà pista, Cardella carica, tira e la mette dentro, la centra, la porta, e via Cardella questa volta, 3-2 Italia. 59 secondi alla fine del primo tempo supplementare, gol di Elia Cardella. Eccolo qui il replay sotto la traversa. Insomma, ha preso la mira per una partita intera e stavolta ha trovato quello che è nelle sue corde, quindi il tiro così con l'uomo che ti viene contro caricando, tenendo il bastone su per un quarto d'ora. Indovinate chi va a contrastare questa palla? Manuele Pedroni. Intanto la nazionale femminile è arrivata, energia ce ne ha messa tanta anche Manuele Pedroni, davvero ottimo il suo apporto per quantità anche qualità. Vedete qui va a agganciare, ma a tre falli da sé, no, questo fallo di squadra, qui era vicinissimo, questo è un azzurrino chiaro. Questo fallo di Pedroni, si è fatto prendere un po' troppo, poi fa una cosa che non si dovrebbe fare mai, ovvero guardare in tribuna. No, ha guardato il tabellone. Ah, ok, ok, meno male, allora chiedo scusa. Che è proprio sopra alla postazione della telecamera, ecco perché ha... Ci sono due tabelloni qui al Palasport Dorando Pietri. Ancora Cardella. Ancora Cardella che punta un avversario, poi dopo opta per il passaggio per Maggi. Margheriti, ancora Francesco Margheriti, dialogo con Cardella, dialogo orizzontale. Italia ora vuole far scorrere il cronometro, dato che ha 22 secondi per concludere l'azione, ma quello principale ne recita 2 in meno. Ancora Maggi può arrivare con la pallina in possesso fino alla fine l'Italia. Attenzione a Grison che cerca di disturbare, non lo fa. Cardella, tiro dalla distanza che finisce alto, 4 secondi a disposizione della Francia. Sì, qui si doveva con maturità andare a tenere questa palla per angoli, comunque anche i francesi sono stanchi. Gioco che si ferma, sirena del primo tempo supplementare. Italia avanti, conduce per 3-2.
bello il gol di Elia Cardella, una gran bomba questo ragazzo, davvero così, guarda, carica e poi trova l'incrocio. Qui c'è la complicità di Ian Cajol, che no, guarda il guanto sinistro di Cajol, che è molto molto giù, appoggiato sul gambale, questo è sinonimo anche di stanchezza del portiere, che non è nella posizione corretta, lascia lo spazio giusto, e poi quando il tiratore davanti è un tiratore che ha spazio, perché Garro è stato lento nel racchiudere la visuale, queste conclusioni, a differenza appunto di quella che cercavo di raccontarvi prima, da centropista con l'avversario che ti viene contro e quindi che rischia di andare in contropiede. Spesso abbiamo visto tantissime situazioni, vorrei dire quasi non una partita ma più o meno siamo lì, del tiratore che magari proprio quando i secondi stanno per andare a concludere tira da metà pista, prima metà pista, e l'avversario che gli viene contro va a ribattere. Un mago a fare queste cose era Tataranni, per dirne uno dell'epoca moderna. Spesso capita che la pallina incocciasse nell'attaccante, ma magari ne patti nel parastingo, quindi era per l'arbitro fallo. Adesso con questo regolamento, se la prendi col pattini, se la calci, detrai solamente un vantaggio, è tutto regolare, bisogna stare molto attenti. Ultimo uomo, occhio, perché qui si va in porta facile, ma quante situazioni dell'hockey, quanti gol abbiamo visto con, in questo modo. Voglio dire, siamo sempre ragazzi di 16 anni, quindi tutto quello che fanno in pista è perfezionabile. Figuriamoci il tiro di Elia Cardella, se non certo. È perfezionabile, che già di suo è qualcosa di tanto bello. Bel tiro quello che ha realizzato l'atleta in forza al Pumas Viareggio, se non ricordo male, classe 2008. Quello che non è, abbiamo tanti giocatori che tecnicamente sono bravi e che come Cardella, come Maggi, come Pedroni, hanno quella caratteristica comunque di essere molto intelligenti, di avere visione di gioco, tanta fase difensiva, un tiro dalla media potente, ma quello che manca al nostro hockey, nostro, guarda il nostro, non è in casa degli altri, è l'attaccante vero, il Tataranico ho appena citato, l'Antezza, vorrei dire anche il Mirko Bertolucci, ci manca proprio la punta. Ok, vedremo, ce ne sono pochi, Nadini per dire uno, è un attaccante che vede tanto la porta, ecco, noi manca qualcosa di così. Ora però 2.50 alla fine, andiamo a prenderci questo bronzo. Avete visto inquadrata in precedenza la nazionale italiana femminile, che dopo scenderà in pista contro la Germania per il terzo e quarto posto dell'Europa Under 17. Ancora Magic riconquista la sfera insieme a Margheriti, Cardella e Pedroni, i quattro giocatori di movimento dell'Italia. Dall'altra parte ci sono Granger, Grison, Gaucher e con il numero 9 Garro, inserimento da parte degli azzurri che però va a buon fine. Adesso è Elia Cardella, pronti due cambi con Mattia Polverini e Antonio Tagliapietra sul cancelletto. Cardella per Maggi, Margheriti ancora contro Grison, quasi un no look quello del numero 9 Follonichese, che trova però Maggi e permette all'Italia di ricostruire una nuova azione d'attacco. Taglio centrale molto bello per Margheriti, che peccato che però non trova il tempo giusto per effettuare la conclusione. L'ha fatta saltare, hai visto? L'ha fatta saltare perché era quello che avrebbe dovuto fare e che si fa in quella situazione con l'avversario che ti viene a pressare. Ora sotterra una pallina, era pericolosa, invece gliela dà quasi col contagiri. Bravo, bravo, gran cervello Ria Cardella. Ancora Garro, Gaucher. Attenzione perché ha tolto Ilean Cajol solo nell'ultimo minuto e mezzo, è entrato meglio Cuvée, e quindi cinque giocatori di movimento con la Francia che deve muovere adesso il rombo difensivo azzurro. Elia Cardella in basso a contrastare, poi Thibaut Gaucher fuori, deve tirare anche la Francia. Gaucher prova a entrare, Cardella chiude, ma c'è Tom Grison che affronta, non deve commettere fallo, c'è situazione di 45 secondi che vanno a concludere, correggimi se sbaglio. Sono 45 secondi terminati. Subito Cuvée che è tornato in panchina, sì. E Cajol è ritornato in porta. 1.13 potrebbe essere una soluzione. Cuvée che rimane sul cancelletto, quindi di conseguenza immaginiamo che questa soluzione, sì, oddio, se dovesse perdurare, potresti anche potresti anche non mettere il portiere in porta, e l'uomo in più vai a raddoppiare sistematicamente, intanto stai perdendo, invece con l'uomo in più puoi andare a cacciare palla, stai lì davanti, ne metti tre là e te ne restano uno uomo su uomo, quindi poteva anche Stefania non togliere Cajol e giocare in cinque, insomma, lì. Devi giocarti tutto per tutto e poi vai a pressare, soltanto puoi raddoppiare sulla palla, è un uomo in più.
questa è la scelta. E ancora Lilian Caiol è in porta, manca un minuto alla fine, che è tantissimo. Elia Cardella, arriva Maggio a portare il blocco, 10 secondi, fischia da Yen Villar, e quindi la palla la recupera comunque la Francia. Intanto con calma Caiol esce e Meliocure può rientrare. Qua intanto Maggi, leadership, va a dire ai compagni come mettersi nel rombo difensivo, momento davvero di pura leadership di Adriano Maggi. Ancora Grison, Gauche, Cuvé, 5 giocatori di movimento della Francia, non c'è il portiere, ancora Gauche, il tiro dalla distanza, Mugnaini si oppone, adesso c'è lo scontro fra Grison e Margheriti. Margheriti riesce ad uscirne vincente, pallina all'angolo, deve provare a gestire l'Italia ma non perderla come avviene in questo momento con Garro. 24 secondi però alla fine della partita, Grison, raddoppio di Cardella, poi in mezzo la pallina ancora e c'è il fallo di squadra proprio al limite dell'area, fallo di squadra numero 5 fischiato contro l'Italia. Ti giuro non capisco perché Ren continui a togliere il portiere, perché intanto hai 5 uomini, vai sempre a pressare e a raddoppiare sistematicamente, la porta è vuota, puoi prendere il gol ma comunque non riesci a raddoppiare se stai con 4 uomini. Comunque scelte lui allenatore, io qua commento opinione personalissima. La Francia adesso ne rimette 5 con Cuvé e Gauche. Gauche attacca Maggi, gira dietro porta, 8 secondi alla fine, recupera Lea Cardella, la porta è vuota, Cardella va male, occhio alla Francia perché adesso c'è questa situazione, ma la partita è finita, l'Italia vince 3-2 e porta a casa la medaglia di bronzo. E brasi alzate per il pubblico italiano, l'Italia vince 3-2 questa sfida e l'Italia strappa la medaglia di bronzo contro la Francia, prima medaglia centrata dagli azzurri nell'europeo under 17 di Correggio. Qualche sofferenza forse più del previsto, però sì, portiamo a casa la prima medaglia disponibile di quelli normali, perché dopo vedremo la partita degli extraterrestri, ma lo dico per lo dico un po' con il sorriso, davvero il livello è quello. La Francia ci ha messo in difficoltà sfruttando un rigore e un tiro diretto, su azione non ci ha mai segnato, lo evidenziatelo, su azione non ci ha mai segnato, e quindi siamo stati in grado anche di reagire alle difficoltà, alle sfumature che certe partite ti portano, ovvero dove tu sei magari sicuramente più forte dell'avversario, l'avversario ha tanta energia, non ha nulla da perdere, non ha, fondamentalmente la Francia arriva quarta e non ha mai vinto una partita, su questo poi insomma io sicuramente i vertici noteranno questa cosa, perché la Svizzera non l'ha mai perso ed è quinta, la Francia non ha mai vinto ed è quarta, questo è un dettaglio non da poco. Francesco? Noi ci fermiamo per qualche istante prima della prima di questa partita, prima della finale del quarto posto tra Italia e Germania che si svolgerà tra pochi istanti per quanto riguarda l'europeo femminile. Grazie a Paolo Virdi. Grazie a voi, ci risentiamo per la finalissima. Grazie a Marcello Bulgarelli e Tommaso Castiglioni alla telecamera. Grazie a tutti voi per averci seguito. A tra poco per la sfida delle azzurre.
occhio. Ieri ne hanno fischiati un paio di blocchi in movimento, ma è talmente grande Maggi che il minimo movimento diventa. Ieri ne hanno fischiati un paio di blocchi in movimento, ma è talmente grande Maggi che il minimo movimento diventa percettibile. Qua al Bengaho che prova a uscire, trova profondità, una linea di passaggio di Meliokuve in angolo. Attenzione Pedroni, occhio perché è un pericolo. Mugnaini, la palla. Lo marca a vista Tom Grison, ma adesso il passaggio in mezzo proprio per Pedroni. Il tiro per capitano Gaucher, che esce dall'angolo, raddoppio di marcatura degli azzurri. Emanuele Pedroni va via, porta via. Schio che arriva in questo momento, parte Adriano Maggi, il gol dell'Italia, il vantaggio dell'Italia con Adriano Maggi, 3 minuti e 48 secondi, azzurri in vantaggio. Schio che arriva in questo momento, parte Adriano Maggi, il gol dell'Italia. Una struttura muscolare sviluppata pur avendo solamente 10 anni. Qua Mattia Polverini solo con la parata, se non sbaglio, di Lilian Caiol, va di là, occhio al numero 9. E poi alto. Pedroni va in testa a testa, Pedroni a questo livello, 6 partite in 6 giorni, occhio intanto il contropiede per dare un po' di noia, mettere un minimo di pressione agli spagnoli che sembrano bionici qua, tutti i gesti tecnici e qui bello secco dritto però centrale in H di Alvin Garrola. Sfera torna in controllo azzurro con Polverini dal limite, beh, e la formazione azzurra che continua a premere. Attenzione a Maggi che va via centrale, passaggio per Polverini ed è stato controllato dal cultore sotto controllo dei ragazzi della Croce Rossa. Intanto Adriano Maggi. Azzurri, ormai in questo hockey il bloccante è un ruolo fondamentale per Azzurri. I due piccoli. Occhio intanto, gran lavoro da parte che non ha trovato la via del gol e poi Tecchio di Mendo, occhio perché ruba questa pallina, se ne va di Maggi di là, prova a dare un'accelerata, Maggi tutta la vista. Questa pallina ancora con Garro che ci sarà viato poco per diventare così bravi. Garro contro Mugnaini. Ancora la Francia con questa pallina in mezzo, la metà pista francese entra adesso Elia Cardella, occhio perché è il momento peggiore. Sfida, un saluto da Francesco Ferrari, Paolo Vedi al mio fianco. Intanto occhio perché già parte al Bengaro che alla 3:48 di Maggi, attenzione per la ripartenza da parte di Grison, c'è Polverini contro di lui, Grison lo accira e poi c'è il tiro di Grison parato da Mugnaini, ancora Grison da Thibaut Gaucher. Adriano Maggi a riconquistare il tiro doppio con una lettura di passaggio che era facile perché c'era solo un passaggio in orizzontale, invece lui è andato a chiudere. Batte contro Mattia Polverini, un 2 contro 2, ancora Polverini prova a puntare un avversario, Polverini il tiro non è tecnicamente corretto ma poi riesce a recuperare la sfera e a servire Francesco Margheriti, raddoppio Italia. Mattia tecnicamente corretto ma poi riesce a recuperare, cambi di velocità, Pedroni fuori, Cardella stop, gancio, rovescio, Cardella a rilevarle perché sembra una cosa normale. Ah sì, il portiere ha perso la stecca, gliel'ho data, certo, però Rini con Danuele Pedroni recuperano e via Cardella, cerca di anticipare Grison, Grison è davanti a Mugnaini, attenzione Garro contro Mugnaini, finta di Garro, gol, il gol della Francia a 6:40 dalla fine, quindi 13:20 nel secondo tempo, il gol Garro contro Mugnaini, finta di Garro, a puntare Cardella, bello il passaggio per il numero, situazione di decisione, occhio perché c'è Pedroni, Polverini però spazio, Lila recupera un'altra pallina, poi Garro dentro, che palla, il 2-2 di Gaucher, ma secondo me è palla alta perché è altissima, questa palla oltre il metro e mezzo, molto più alta il metro e mezzo, poi Garro dentro, palla con Gaucher, ancora Cardella e pista, Cardella carica, tira e la mette dentro, la centra, la porta, e lì a Cardella questa volta 3-2 Italia, 59 secondi alla fine, ancora Cardella metà pista, Cardella carica, tira, ci sono
Granger, Grison, Gaucher e con il numero 9 Garro in serie.